Sì, così. Sì, proprio così. Che bello, che bello, che bello. Oliviero, Oliviero, grande Oliviero, Follettino, Tonalino. Che bello, che bello, che bello, che bello. Oliverino, Oliverino, Oliviero bello che sei, bello con quel nome, con quella cresta. Oliviero, Follettino, Follettino, il Follettino, vabbè, il Follettino come segna anche di stinco, di tacco, di tallone segna. Mattonalino, 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 sciacquatevi la bocca, anzi, ancora è presto. Ancora è presto per parlarne, ancora è presto, spero solo che tanti, tanti, quello che hanno detto su di lui, sul mio Sandrino Tonali, cuore rosso nero, per davvero, no? Per finta, come tanti altri, spero che faccia mangiare quello che hanno detto, che faccia ingollare bocconi amari a tutti quelli che l'hanno sempre criticato, che l'hanno sempre criticato. A ieri sera, per incanto, ho letto, ho ascoltato. Beh, bravo, forte, grande Tonali, tutti, 90% erano quelli che lo criticavano. Che lo criticavano, ma Tonalino ci sono io qui a difenderti. Ti difendo io ti difendo, ti ho sempre difeso. Io, solo io, ti ho difeso dalle critiche, da queste ingiustizie. Poi, 2 su 2, 2 su 2, continuiamo a rimanere attaccati. Alle altre, abbiamo iniziato strabene dopo le polemiche, le voci disfattistiche del girone di Champions che ci danno già per eliminati. Ma i nostri stessi tifosi, ieri abbiamo risposto, ieri sera un'altra volta sul campo contro il Cagliari, che non era una partita facile, però siamo entrati con la convinzione, con la cattiveria giusta, l'abbiamo troncati. Troncati, hanno avuto delle occasioni anche loro, per amor del cielo. Questo io non l'ho vista perché per lavoro non la potevo vedere, me la sono riguardata un po' a sprazzi. Che l'ho potuto vedere, ho visto una squadra aggressiva, con cattiveria, personalità, perché poi è quella che servirà in Champions League, perché servirà quella, l'aggressività, la cattiveria agonistica, compattezza del gruppo. E le prime due partite l'abbiamo dimostrato. Abbiamo la prima doppietta in Italia del nostro Oliviero lo Sparviero. Poi la conferma, finalmente la rete in maglia rossonera del nostro Tonalino. Tanto per smorzare un po' di critiche che ci sono sempre state e ma forse ci saranno. Spero che però sia il suo anno della rivincita. Dopo aver dimostrato amore alla maglia, con la riduzione dell'ingaggio, se lo merita, se lo merita, se lo merita. E poi abbiamo Diaz che è un po' una conferma, lasciando stare la rete fortunosa, perché è stata veramente fortunosa, picchiata lì nel tallone, la deviazione, però ci valgono anche quelle, nel calcio valgono, però la prestazione, anche con l'assist per Giroud e tutto, veramente è un follettino, è un trottolino là in mezzo tra le linee. Che quel pallone attaccato ai piedi che passa intorno a tutti, che non prendono neanche li striscia dappertutto, come sembra come un'anguilla, un'anguilletta, passa là. Poi per il resto la squadra compatta, visto un pochino magari se le maker, Leao, vabbè, va a sprazzi, cioè degli sprazzi sarebbe da prenderlo a impiccarlo, metterlo a impiccagione uno come Leao. Però è anche vero che certe volte ti fa anche delle giocate. Io spero veramente che il giocatore che prenda coscienza delle proprie potenzialità e metta in campo questa cazzo di cattiveria agonistica, perché la deve mettere, perché sarebbe l'ora, se no non ci sta a fare niente lì dentro. E poi per il resto comunque grande prova di personalità della squadra. Siamo contenti così, siamo primi, punteggio piano insieme ai nostri cugini e le altre, a Napoli e alla Lazio. C'è chi ha perso un po' terreno, la Juve con la sconfitta beffa con l'Empoli, l'Atalanta che non è andata oltre il pareggio, la Roma che ci fa compagnia là davanti. Quest'anno, come ho detto, già lo vediamo ora,
Vediamo poi se ci saranno defiance lungo il cammino, non lo so, non ve lo so pronosticare, non sono un indovino, però presumo, come ho già detto nel mio pre-Serie A, presumo che sia una grande Serie A combattuta fino all'ultimo, fino all'ultima goccia di sudore quest'anno. Questo ci potete scommettere e si vede già in queste prime partite. Ovvio, secondo me, la favorita per qualità dei giocatori e potenzialità di squadra rimane l'Inter, l'internazionale, perché l'anno scorso aveva già una bella squadra fortissima. Quest'anno addirittura anche un allenatore che sta trovando il modo di farli giocare benone, è quello che mi preoccupa a me. Però il campionato è lungo, possono succedere tante cose, sicuramente sarà combattuto, nessuno regalerà niente a nessuno, questo potete contarci. Il nostro obiettivo era questo. Ora, adesso, prima di arrivare all'esordio in Champions League, dobbiamo continuare con questa striscia positiva. Quattro reti a Cagliari ci volevano, perché con la Sampdoria un 1-0 come inizio, sì, ottimo, buono, però ieri sera già abbiamo già respirato aria di squadra vogliosa di vincere con un 4-1 schiacciante. Io per quello posso dire, le pagelle non le posso fare, non le farò perché non ho vista per intero, non mi posso permettere, come tanti altri, di fare delle pagelle. Mi limito a essere felice, contento, così, a godere, a spruzzettare, a sgocciolare. E mentre noi poi abbiamo vinto, noi siamo primi in classifica, con una nuova sicurezza tra pali che è Mike Maignan, Maignan, oui, Messi Maignan. Abbiamo quello che aveva un progetto differente dalla nostra squadra, che per la seconda partita consecutiva se la guarda in panchina. A sedere comodo comodo, rilassato, lì, col culettino nel morbido. E noi si sgocciola, e noi sgoccioliamo. Però Oliverino, Oliverino, Donalino e Follettino, ma sgoccioliamo. Sì, sgoccioliamo. Sì. Olivero, Olivero qua, Olivero là. Olivero qua, Olivero là. Donalino, ciao Donalino, ciao. C'è tutti, mi raccomando, like, iscrizione, campanella attiva. Dai, forza Mina, cazzo. Buone sensazioni, ottime sensazioni. Vero Oliverino, 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 Olivero lo sbarbiero, la forza il folletto. Ciao.